Buonasera di nuovo a tutti quanti, grazie per essere venuti a questo incontro. Io sono dottor Giannetti, Nicola Giannetti, sono commercialista di Bari e l'avvocato Francesco Attivo, qui da me, sarà il mio coadiutore, collaboratore a tutti gli effetti in questa esperienza che abbiamo iniziato da pochi giorni qui per la società del Foggia Calcio. Come sapete, io sono stato nominato commissario giudiziale nell'ambito di un procedimento aperto da parte del Tribunale di Milano nei confronti della società, che a sua volta proviene da altri provvedimenti che però non mi riguardano, non mi competono. Io ho un compito strettamente collegato e connesso all'attività che svolgo ed esclusivamente per questo. Dall'altro giorno sono il legale rappresentante della società responsabilità limitata. Il consiglio di amministrazione precedente è stato esautorato da questa ordinanza del giudice di Milano. Pertanto in questi sei mesi, che è il tempo che è stato determinato per questo commissariamento, breve commissariamento della società, io fungerò da legale rappresentante ed esclusivamente ricoprirò questa figura. Nel senso, sono un commercialista che per sei mesi deve fare l'amministratore della società. Amministratore che seguirà aspetti di natura, come dicevo per la stessa, amministrativa, e di riorganizzazione di alcune problematiche che evidentemente sono state riscontrate dal giudice nell'ambito di questo procedimento. Accanto a me c'è l'avvocato Ardito, che è un esperto in materia di legge 231, legge 231 che riguarda l'organizzazione interna della società e di tutti gli adempimenti che riguardano una qualsiasi società. Significa che non è una problematica che riguarda esclusivamente la società di calcio, una problematica che in questi ultimi anni sta riguardando moltissime società di tutti i tipi e di tutte le tipologie di attività. Quindi, cosa voglio dire? Tutto quello che ora è in corso nell'ambito dell'attività dell'oggetto sociale del Foggia Calcio prosegue normalmente, regolarmente e senza alcun scossone. Mi riferisco agli aspetti economici, finanziari, così come mi riferisco anche agli aspetti riguardanti tutte le figure che sono nell'ambito dello staff della società, a partire dagli amministrativi, a partire dall'allenatore, dai calciatori, dal direttore sportivo. Non cambia assolutamente nulla, assolutamente nulla. Il nostro compito è quello di riorganizzare alcune posizioni interne all'amministrazione della società ed esclusivamente questo. Mi è capitato di leggere, sentire, vedere fallimenti, confische, provvedimenti che non è assolutamente questo. Io faccio il legale rappresentante per i prossimi sei mesi nell'ordinaria e straordinaria amministrazione in taluni casi. Tutto andrà avanti, ho parlato con il presidente, con l'allenatore, con la squadra e col direttore sportivo, ho definito i compiti nell'ambito delle attività della società, che
che tra poco vi dirò tra l'altro, quindi avrete i vostri riferimenti, è tutto, la squadra è tranquillissima, si sente tranquillissima, è un momento importante, a mio modo di vedere, è questo, è un mio parere strettamente personale, è un momento importante per la società, anche perché verranno sicuramente migliorati determinati aspetti organizzativi interni che in questo momento probabilmente sono stati valutati in maniera non perfetta, insomma, diciamo così. D'accordo? Quindi io chiedo anche il vostro aiuto in questi mesi, chiedo il vostro aiuto sia da adesso soprattutto per far capire all'esterno, alla città di Foggia, a cui tengo parecchio, ai tifosi e a tutti quanti, che non vi è nulla di preoccuparsi. La squadra sta andando bene, sono sicuro che andrà meglio nei prossimi giorni, nei prossimi mesi, nelle prossime partite. Ci sono 3 partite interne. Si dice che mancano, io i conti non li ho fatti, mi è stato detto, sinceramente, 10 punti alla salvezza. Io assolutamente no, di questo mi arrabbio, infatti non mi è. Seguirò la squadra, seguo tutte le problematiche della società, così come mi affido completamente a quelli che sono nell'ambito dell'attività sportiva, alle responsabilità che hanno quelli a cui sono, che devono avere queste responsabilità, ovvero il direttore sportivo, che parlerà per conto per tutto quello che riguarda l'attività sportiva della squadra. La squadra non ha bisogno nemmeno in questo momento, a mio modo di vedere, di essere stimolata in qualche maniera, perché ho parlato mezz'ora fa ed era qui con il mister e con il capitano della squadra, che devo dire che si sentono molto tranquilli sotto questo aspetto, anche perché è una cosa molto molto importante questo provvedimento, come avete potuto sentire, vedere e così via, è un provvedimento che riguarda esclusivamente il consiglio di amministrazione, il che vuol dire che la proprietà della squadra rimane la proprietà attuale. Questo è il primo cappello che io volevo chiarire, volevo specificare con voi. Se c'è qualcuno che vuole fare qualche domanda, chiedendovi cortesemente, non mi fate domande di natura sportiva, cioè di questo genere, perché non, io sono qui per un altro motivo, quindi sono proprio qui per presentarmi alla città, mi sono presentato al sindaco questa mattina della città, mi sono presentato per tranquillizzare la città, la persona che rappresenta questa città. Sono andato dal sindaco, gli ho detto, state tranquilli, non abbiate timore che possa cambiare qualche stravolgimento di qualsiasi natura, come si legge negli ultimi tempi sui giornali. Io capisco che Vicenza Calcio, tutte le squadre in Serie C dell'anno passato, c'è passato il Venezia, ce ne sono passate altre, Fiorentina e così via, Parma, che ora non mi vengono in mente, quello che è capitato a quelle squadre, d'accordo, che è capitato al Bari 2 anni fa, non c'entra nulla con quello che sta succedendo oggi a Foggia. Non c'entra assolutamente nulla. Cioè, esclusivamente un cambio. È come se la proprietà domani mattina fa un'assemblea e decide di cambiare gli amministratori, nomina un altro amministratore. La cosa è la stessa. Quindi non l'ha deciso la proprietà, l'ha deciso per qualcun altro, ma la proprietà è rimasta lì. Questo è tutto. A voi. Buonasera. Lello Scaran, Calcio Foggia. Prima di farle delle domande, immagino che saranno parecchie, perché comprenderà che la materia è piuttosto strana, insomma, poco conosciuta, credo già
negli ambiti di chi si occupa di questo, figuriamoci. È tenga presente che Foggia è la prima squadra che si è appunto proprio per questo, infatti. Quindi è un provvedimento che sappiamo se poi veda. Cioè l'applicazione in ambito calcistico è chiaro che il mondo quindi ha colto di sorpresa un po' tutto. Lei stava facendo cenno a degli incarichi, forse voleva prima elencare dei punti di riferimento, perché qualche domanda relativa a questa, quindi la faccio dopo magari una domanda. Esattamente. Allora, voi come giornalisti, per tutto quello di cui avete bisogno, per tutto quello che è necessità, avete come riferimento il signor Lino Zingarelli, che è il responsabile della comunicazione del Foggia Calcio. Quindi tutto transita attraverso il responsabile della comunicazione insieme alla signora Arianna Morea. Sono a totale disposizione, ho dato io disposizione in questo senso, quindi tutto transita attraverso di loro. Dopodiché, per tutto quanto riguarda l'aspetto di natura sportivo, formazioni, come è andata la partita, cosa si pensa di fare, eccetera, eccetera, campagne, chi riscattiamo, chi prendiamo, chi vendiamo, Luca Nember è la persona che risponderà sul mio incarico a queste domande, insieme al mister Stolpa. Quindi è inutile che venite a chiedere, io ho altro da fare, Cosa intende per l'organizzazione delle posizioni interne? Organizzazione nel senso che ho dato incarichi sui vari argomenti, quindi aspetto sportivo, Luca Nember, tutto quello che dovete chiedere lo potete chiedere a me e al mister Sol. Possiamo utilizzare il microfono? Scusa, stavo una priorità di intervento. Vediamo, io se vuole priorità di intervento in che campo? Cioè quello che verrà a fare in società. Quello che dovrò fare nella... Lei ha finito la domanda? No, io aspettavo perché se no ci sbagliamo. No, volevo i riferimenti. Fare le domande, sì. Scusate. Prima di fare la prima domanda. Non vorrei presentare perché poi mandiamo... se no non ascolta la vostra domanda. Quindi? No, vabbè, se l'elenco, ad esempio, la prima cosa che volevo chiedere, legale rappresentante, nei confronti della Lega e della Federazione Italiana Gioco Calcio, chi sarà a delegare? Andrebbe forse io. Ecco, appunto. Ho l'avvocato Ardito che è qui con me, a cui conferisco poteri chiaramente. Un'altra domanda, poi lascio il microfono ai colleghi. Si è parlato di 6 mesi, ma mi pare lei abbia già risposto a questa domanda, che potrebbe terminare prima e a quali condizioni? Potrebbe terminare prima nel momento in cui la riorganizzazione di cui ho parlato prima in termini amministrativi della società possa venire anche prima. Perché io sono ovviamente in contatto con un magistrato che mi ha dato questo incarico, via via, man mano che andiamo avanti faremo insieme all'avvocato Ardito le nostre relazioni, lo incontreremo senza dubbio, questo è il momento in cui poi ci verrà detto stop, avete fatto il lavoro che dovete fare, questo non dipende da voi, se avete inteso. Voglio dire una cosa, il termine di 6 mesi che è stato dato è un termine che la legge prevede da un minimo di 3 anni ad un massimo un minimo di 3 mesi ad un massimo di 2 anni. Il termine di 6 mesi che è stato dato quindi è un termine, diciamo, breve rispetto a quello. Quindi se il magistrato ha dato questo termine di 6 mesi, può ritenere che quello che deve essere fatto possa essere fatto nell'arco di 6 mesi. Michele Gramazio, ho chiesto solo per non passare il microfono tanto. Michele Gramazio di Foggia Città Aperta. Io chiedevo queste 2 cose. Una è, la legge dice che l'incarico deve tener conto della specifica attività della società. E leggendo il provvedimento sembrerebbe che il giudice abbia sottovalutato questa cosa proprio perché è una società calcistica. Per esempio, 6 mesi probabilmente sarebbe stato lo stesso esercizio. Nel caso della società calcistica ci troveremo a cavallo di 2 esercizi sociali, per dire una prima complicazione.
anche l'ordinaria e la straordinaria amministrazione è dubbia, il calciomercato probabilmente può essere anche ordinario in una certa città, però se ci chiarisce questi elementi perché potrebbe essere importante. Il fatto che sia a cavallo dell'esercizio è una situazione normale, tante altre società ci sono, quindi la cosa non ci preoccupa, faremo il bilancio, quindi non è una cosa importante. La peculiarità della società di calcio è una situazione di cui ci rendiamo perfettamente conto e di cui ne abbiamo già accennato al magistrato che incontreremo a breve. È ovvio, è un'attività particolare e va trattata nella sua peculiarità e di questo lo sappiamo, ne siamo consapevoli e riteniamo che siano tutti problemi perfettamente superabili, non ci sono problemi. Cavallo di esercizio è un problema relativo anche perché ora approviamo la semestrale, quindi anche l'esercizio è relativo, quindi va semestrale, diciamo, la peculiarità ce ne rendiamo conto e siamo, prendiamo l'aspetto positivo, diciamo, siamo convinti che l'esperienza sarà positiva allora e cercheremo di renderla positiva e fare scuola. Unisco le domande così poi passo il microfono. Io parlo più di 2-3-1, ecco perché sono sì, 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 certo, lo faccio sempre a lei, quindi la legge dice che il profitto dell'attività commissariale è confiscata. Se ci può chiarire questo elemento, sì, se si fa un bilancio iniziale e finale, cosa allora, chiede? Allora, senza voler entrare nel merito di quelli che sono, di quelle che sono delle questioni penali che riguardano le persone fisiche, le posso dire solo questo, che ad oggi il Foggia Calcio non è stato destinatario di alcun sequestro preventivo. Quindi se ad oggi noi non abbiamo un sequestro preventivo, non abbiamo un problema di confisca del profitto. Quindi ad oggi siamo in questa situazione. E questo dimostra che l'attività è normale. È normale. E ne potrebbe cambiare. Diciamo ad oggi non abbiamo sintomi che possa cambiare. Non cambiamo, sì. Quello che dobbiamo fare, e penso che leggendo con attenzione l'ordinanza, è rivedere l'organizzazione, procedimentalizzare i processi aziendali, quindi creare delle procedure, perché la finalità è creare un modello organizzativo che separi la responsabilità della persona fisica che va per conto suo e avrà il suo processo e chiarirà la sua posizione dalla persona giuridica. Questo è il nostro compito essenziale. Buonasera, Massimo Levantarci, Corriere dello Sport. Avete citato un po' tutte le persone della società, non avete incontrato però evidentemente la proprietà ancora? No, non l'abbiamo incontrata. Lo farete, è previsto? Beh, prima o poi lo faremo. Cioè, la proprietà c'ha un consiglio di amministrazione. In primo luogo penso che incontreremo i membri del consiglio di amministrazione della società proprietaria. Che sono decaduti? Della società proprietaria no. Ah, della società proprietaria, cioè. Della società proprietaria no. Grazie. Antonio Sepa, Teledauna. Ha detto poco fa di aver individuato le persone che hanno degli incarichi particolari per quanto riguarda la parte sportiva. Sono le stesse che c'erano prima, non le ho individuate, quindi sono le stesse. Ecco, proprio rifacendomi a Nember, il direttore sportivo, c'è un caso prototipico. Mi piace molto. È un bravo persona. Buona persona, è bravo, grintoso. È... Piace anche a Foggia in generale. Volevo dire, voglio fare un esempio proprio tipico di quelli che potrebbe capitare. È vero che tutto sommato le società hanno le stesse peculiarità, ma la società di calcio è sicuramente qualcosa di anomalo, ce l'hanno, quantomeno di atipico. Nel momento in cui dovrete gestire anche una fase del calciomercato, che però è già aperto, se Nember dovesse individuare, questa è una domanda proprio che ci pongono i tifosi, se Nember dovesse individuare un calciatore che potrebbe fare comodo a Foggia in questo momento, quindi uno svincolato per esempio, si tratta di un'operazione ordinaria o straordinaria? Perfetto. Allora, su questa questione, quindi anche per le successive domande che dovessero esserci, è una questione che in questo momento
Non dico che non posso rispondere, non so rispondere, ma è una questione sulla quale dobbiamo anche confrontarci con, in primo luogo con la magistratura, con il magistrato, perché anche noi, non solo noi, ma anche il magistrato certamente non sarà, ritengo che non sia una persona addentro alla... nei metodi di svolgimento dell'attività di una società calcistica. Quindi ne abbiamo discusso di questo argomento in questi due giorni, anzi un giorno e mezzo che siamo venuti a Foggia. Ne abbiamo discusso, un problema, ci sono un problema, chiarimenti, non li chiamerei problemi, sono dei chiarimenti per i quali ci andremo a confrontare, noi diremo la nostra, vedremo se ci confronteremo e ci darà una mano anche il direttore sportivo, in quanto abbiamo chiesto al direttore sportivo anche di farci una relazione su questi meccanismi, che anche noi dobbiamo capire. Quindi questa è una questione che certamente, state tranquilli, non è che accantoniamo, fa parte dell'attività di una società di calcio, fa parte dei doveri di un amministratore di una società di calcio, quindi seguiremo in maniera molto molto attenta. Dottor, vorrei aggiungere una cosa. Siamo arrivati da due giorni, però le garantisco che su questo problema abbiamo già discusso con il direttore sportivo, abbiamo già individuato delle soluzioni che ci sembrano le più coerenti con l'attività. Si tratta semplicemente di stringerle e di discuterne un attimo col magistrato. Però devono essere chiari due concetti. Uno, che non è nostra intenzione rallentare l'attività, anche sotto questo profilo. Rendetevi solo conto che sono due giorni. Vi chiediamo solo una settimana, non di più. Dopodiché saremo... Quindi questo è il primo aspetto, quindi non è assolutamente, e poi che effettivamente questa soluzione la dobbiamo semplicemente stringere e in qualche modo nel giro di qualche giorno definirla, però assolutamente non abbiamo intenzione di rallentare e soprattutto, credeteci, ci sappiamo assumere le responsabilità. Né il dottor Giannetti né io ci tremerà la mano quando dovremo mettere una firma. Dobbiamo essere convinti, ma la firma la mettiamo. Aggiungo inoltre che a breve chiederemo un incontro, con il presidente della Lega Calcio di Serie B, un po' conto nostro, lo andiamo a trovare a Roma, lui ha studio a Roma, anche per capire come dobbiamo comportarci, anche nei confronti della Lega, a mio modo di vedere non cambia nulla, però anche nei confronti della Lega per una questione di rispetto, per presentarci in questi sensi, quindi poi sarete aggiornati anche su questo argomento. Carmine Troisi Telefoggia, buonasera. Buonasera. Lei parlava di periodo relativamente breve, no? 6 mesi, però è un periodo in cui si incastrano dei passaggi delicatissimi per una società di calcio, in primis iscrizione al prossimo campionato. In questo come vi muoverete? L'attività prosegue normalmente, quindi ovviamente la squadra si iscrive al prossimo campionato, non c'è neanche da dubitarlo questo. La campagna acquisti mi sembra che ha risposto l'avvocato Ardito, vi abbiamo risposto adesso, si va avanti regolarmente. Ci aspettiamo molti punti nei prossimi mesi, quindi speriamo di avere qualche altra soddisfazione. 4 anni fa, un periodo peggiore, molto peggiore di questo, lo ha vissuto il Bari, che però è andato a fare i playoff con il massimo impegno da parte della squadra, se ben ricordo. Quindi, ma è una situazione completa, ripeto, completamente differente. Mi permetto di sottolineare sempre questo aspetto: non fatevi fuorviare
dalle situazioni di fallimenti, altre procedure concorsuali che hanno subito, stanno vivendo altre società di calcio. Questa del Foggia non c'entra assolutamente niente. Dottore, buonasera, ma me lo sa per la Gazzetta dello Sport. Una domanda gliela faccio per quanto riguarda la straordinarietà, no? Molte volte nelle squadre di calcio, le squadre di calcio hanno profitti se non club di Serie A o pochi club di Serie A. Nel caso in cui la semestrale o a fine anno dovesse trovarmi nella condizione di dover ripianare, chi ripiana la proprietà è un'operazione straordinaria, è un'operazione che a livello contabile come viene fatta, anche perché mi ricollego alla domanda del collega, per l'iscrizione al campionato ci sono tutta una serie di garanzie che bisogna dare, soprattutto per il campionato di Serie B. Guardi, la proprietà rimane la proprietà. Oggi la proprietà è quella. Secondo me lo sarà però anche domani. Non vedo per quale motivo non dovrebbe essere. Quindi a ripianare sarà la proprietà? Certamente. Nel momento in cui c'è la necessità di ripianare, rifinanziare e così via, poi se la proprietà un giorno non volesse più avere il Foggia Calcio per altri motivi, o il Foggia Calcio viene venduto a un fondo cinese o arabo, a questi tempi mi sa che non conviene nemmeno, quella diventerà la nuova proprietà. A livello organizzativo, se dovessero esserci anche delle scelte di natura straordinaria da parte del direttore sportivo, vi faccio un esempio, ci sono dei giocatori che sono in prestito con diritto di riscatto, o ci sono delle scelte da fare già nei prossimi mesi, credo maggio, come vi comporterete e come si comporterà? Ci sono dei giocatori che potrebbero acquisire valore, no? Ce n'è uno su tutti che è Kragul, che può essere riscattato per una cifra, ma il valore può essere differente. Guardate, sul mercato. Allora, non c'è il caso. Non voglio entrare nel. Sì, sì. No, vabbè, ma lei accetta il caso di Kragul, però ce ne sono tanti altri di casi, ce ne sono diversi di casi. Quello è più evidente. Il tutto sta a capire insieme al magistrato il metodo di comportamento procedurale per questo genere di operazioni, perché una volta che vi sia, decidiamo insieme il metodo della procedura da seguire, quello vale per tutti, penso, no? Sì, è un problema. Io ho detto quindi prima. È chiaro che se io ho un giocatore che riscatto a 400.000 euro, faccio già una valutazione che so che di essere di 2 milioni di euro, c'ho già il contratto depositato che prevede che io senza fare nulla posso riscattarlo pagando chiaramente di 400.000 euro, questo altro non può essere che un beneficio patrimoniale per una società, va bene? Quindi è chiaro che queste cose però devono essere anche relazionate al diritto sportivo. Il diritto sportivo è molto importante nei prossimi mesi, ci deve chiarire ovviamente tutti questi meccanismi di cui siamo un po' al di fuori, e quindi la società non va assolutamente allo sbando, anzi. Direttore sportivo ha il contratto in scadenza il 30 giugno. E glielo rinnoveremo, glielo ho già detto oggi. Cosa succede dopo i 6 mesi? Comunque è molto attaccato alla squadra di direttore sportivo, devo dirvi questa cosa qua, è una persona veramente... È la prima persona che abbiamo incontrato. È la prima persona, sta sempre incavolato, però è una persona che è molto attaccata alla squadra, abbiamo parlato 2 o 3 volte già con lui, quindi è una persona che ci fa comodo. Un'ultima domanda per quanto mi riguarda, che cosa succede dopo i 6 mesi, a fine del vostro mandato, tecnicamente? No, che cosa succede più di 6 mesi? Che cosa succede nel momento in cui noi facciamo una relazione in cui il giudice possa dire che le cose che vanno fatte sono state fatte, o sono completate,
in questi 6 mesi, 4 mesi, 5 mesi. Possono sorgere altri problemi che 6 mesi, non voglio prendere in giro nessuno, possono sorgere dei problemi di natura esclusivamente amministrativa che ci vogliono altri 2 mesi, invece di 6 diventano 7, va bene? Ma a quel punto riconsegniamo la società alla proprietà. Non cambia bravienza rispetto a quello che ti sembra? No, ci sarà. Quindi, la proprietà nominerà un nuovo CDA. Tornare dal vecchio CDA. Ci sarà un nuovo organismo di vigilanza 231. Quello sicuramente. Sicuramente, quindi diciamo che noi ci vediamo in curva anziché in tribune. Va bene. Allora, di Conza, direttore Scelte TV. Innanzitutto, diciamo, correggetemi se sbaglio, tra i compiti di un commissario giudiziale e del suo, dell'avvocato, vi è anche quello di tutelare in questo periodo l'onorabilità di una della società che si sta seguendo. E siccome ieri, risentendo l'intervista che in diretta ha fatto alla nostra televisione durante la giornata della legalità il Presidente della Commissione di Mafia, Russo Bindi, sono state fatte delle dichiarazioni, attualmente quando non sono seguite, però sono gravemente offensive e soprattutto non rispondono a quelle che sono le carte di nostro possesso rispetto alla proprietà. Cosa ha detto? Che ha parlato, ha collegato il calcio alla mafia e il Foggia come esempio di mafia. Io credo che in questo caso sarebbe opportuno, perché l'onorabilità dei mafia non ha. Senta, io non so se ha detto questa cosa, se effettivamente, io lo ripeto, veramente non l'ho sentito. Non, com'è? Del calcio, l'ha detto il 24 gennaio in commissione e lo ha ripetuto adesso, però oggi ha usato, cioè ieri ha usato dei termini che a mio avviso vanno chiariti, perché vanno chiariti da lei. È chiaro che vanno chiariti, però vanno anche, perché Foggia e Foggia, per quanto possa essere una causa in corso, non meritano queste dichiarazioni da parte di una presidente di commissione, non è un cittadino tifoso qualsiasi. Quindi da questo punto di vista sarebbe auspicabile, anche visto che rientra dei compiti, io credo che di questa... Allora, ascolti, io da questi 2 giorni, compreso il posto dove oggi sono andato a farmi un panino, ho verificato un attaccamento della città alla squadra di calcio incredibile. Se qualcuno ha detto una frase di questo genere, non è un attacco alla squadra di calcio, ma è un attacco evidentemente alla città di Foggia. Quindi in questo senso si dovrebbero attivare chi i rappresentanti della città, non tanto quelli della squadra di calcio. Questo è il mio parere personale, Guardi, premesso che ognuno si assume le responsabilità delle proprie affermazioni, io penso che noi oggi quello che dobbiamo fare per difendere l'onore del Foggia Calcio e della città di Foggia, lavorare, portare a termine bene questo incarico, riconsegnare la squadra alla proprietà, la società alla proprietà, come ci ha chiesto il magistrato, cercare di fare un ottimo campionato e poi sarà qualcuno che giudicherà. Io penso che poi ognuno si assume la responsabilità delle sue azioni e io sono convinto, penso di esprimere anche il pensiero del dottore, che in questo momento un ping pong di affermazioni farebbe solo male. Sì, perciò non è mio compito, quindi il nostro compito è quello. E non le voglio nemmeno commentare. Non ne voglio neanche parlare. La risposta che dobbiamo dare è di lavorare, fare bene, chiudere in 6 mesi, riorganizzare la società, riconsegnare la società nelle mani della proprietà, previa autorizzazione del magistrato, e che la squadra vada avanti e possibilmente arrivi ai playoff. Perché se arriviamo ai playoff andiamo in Serie A. La domanda riguarda invece le sue competenze. Ha sicuramente modo già di vedere il bilancio precedentemente approvato.
cosa bisogna fare in questi 6 mesi da parte? Guardi, io innanzitutto devo vedere il bilancio del secondo semestre, di 2017, perché deve essere approvato entro la settimana prossima e depositato, quindi in lega. Sono sincero, il bilancio l'ho visto, sì, ho visto anche non solo quello dell'anno passato, ho visto più che altro le soluzioni al bilancio, ci sono stati ripianamenti con i finanziamenti dei soci e così via. Ora vediamo un attimo. Voglio dire, qualcuno prima, non ricordo chi, ha detto che 4-5 bilanci delle società professionistiche sono quelle che chiudono inutile, tutte le altre A, B, C, D chiudono, funzionano tutte alla stessa maniera. Io anni fa ero membro del collegio sindacale di una squadra di C2 che è comunque all'epoca era una squadra professionistica, quindi avevamo sempre i controlli Covid, SOC e così via, funzionava alla stessa maniera. Quindi vediamo che cosa, insomma, cosa succede. Ora abbiamo anche altre cose a cui dobbiamo pensare, insomma. Un'ultima domanda da parte mia, siccome è il primo commissariamento giudiziale della storia del calcio, su che basi, visto che è il primo in assoluto a dover sapere questa cosa, su che basi il magistrato, diciamo, è arrivato a questa decisione e per quale principale compito in particolare vi ha chiesto particolare attenzione riguardo? Allora, l'ordinanza è un'ordinanza di 50 pagine, sulla base, motivi per cui c'è stato questo commissariamento, ovviamente sono scritte nell'ordinanza. Ci sono dei fatti antecedenti che voi ben conoscete e che non mi riguardano, sia ben inteso, e non mi interessa per il passato, per altre questioni. Nell'ordinanza però vi è scritto anche qualcosa che tutela la squadra, perché il provvedimento previsto dalla 231 è un provvedimento di natura interdittiva per le società che violano qualcosa. L'ordinanza però dice che, lo dice ovviamente anche la legge, il giudice può anche decidere che invece di adottare un provvedimento di natura interdittiva può adottare un provvedimento con l'interdizione, diciamo, ma con la continuazione dell'attività attraverso la figura di un commissario giudiziale. E il giudice in questa ordinanza, tra l'altro, elenca anche i motivi per cui ha deciso di nominare un commissario giudiziale. In particolar modo cita sia la manodopera, i dipendenti, i lavoratori, l'indotto, parla di indotto che ruota intorno a questa squadra di calcio, nonché aspetto sociale che la squadra di calcio del Foggia ha su questo territorio. Pertanto il giudice ha deciso in questa maniera di adottare per due modi, in due motivi, aspetti più, diciamo, uso un termine sbagliato, meno restrittivi, nel senso che ha adottato un provvedimento di 6 mesi e lo ha adottato attraverso la figura del commissario giudiziario anziché attraverso quella dell'interdizione per totale attività da parte della squadra. Buonasera, Raffaele Fiorella, Gazzetta del Mezzogiorno. Prima che entriate nei dettagli con il magistrato, si può capire in linea di massima per una società di calcio cos'è ordinaria amministrazione e cos'è straordinaria amministrazione? E come può sposarsi l'attività di una società di calcio che richiede spesso decisioni anche nell'immediato con i tempi della giustizia che sappiamo poi a quali sono? I tempi li abbiamo comunque. I tempi quindi sono... Cioè non dobbiamo aspettare un processo per comprare un giocatore, sia chiaro. No, ho detto, la situazione è proprio peculiare, particolare. Ci siamo fatti un'idea, abbiamo individuato un metodo, perché
Il punto è darsi un metodo. Certo, io non posso chiedere l'autorizzazione al magistrato per ogni contratto che devo fare, no? Altrimenti blocco l'azienda. Ci siamo dati un metodo, noi abbiamo già dato delle indicazioni sulle situazioni che sono in corso, abbiamo detto tranquillamente al direttore sportivo procedi per tutto quello che è in corso e ci assumiamo la responsabilità, non ci sono problemi. Dobbiamo incontrare il magistrato e dire questo metodo per la società sportiva, noi l'abbiamo pensato di procedere in questo modo, se sei d'accordo. Per quello che è in corso non ci sono problemi, ci assumiamo la responsabilità, se c'è da fare un qualcosa domani, insieme al direttore sportivo abbiamo deciso di farlo. Ordinario, ovviamente poi l'andremo a rappresentare al magistrato, ma sia chiaro, non si blocca niente. Posso citare quello che abbiamo citato proprio oggi, citava lui, appena siamo arrivati l'altro giorno, siamo stati mezza giornata, si perconosce. C'è stato detto, il direttore sportivo ci ha detto, dottore, noi dobbiamo prenotare l'aereo per Cremona, perché se lo prenotiamo oggi paghiamo di meno, non mi ricordo di quanto, rispetto al momento in cui lo dovessimo prenotare lì. Prenota subito l'aereo, non è che questo fa parte dell'ordinaria amministrazione. Il ritiro estivo c'è stato sottoposto oggi, c'è una sorta di prenotazione per il ritiro estivo, per andare poi a fare i sopralluoghi, confermarlo e così via. Ma si fa assolutamente, non mica posso stare io a trovare il paesino del Trentino Alto Adige dove dobbiamo andare a fare il ritiro estivo. Ritiro estivo e vedere qual è l'albergo che mi fa pagare di meno. Mi affido a queste persone per forza. Quindi l'ordinaria amministrazione lo segue tranquillamente. Due domande per chiudere per quanto mi riguarda. Al di là del modello riorganizzativo da ridisegnare di cui parlavate prima, cosa può fare la proprietà e il vecchio CDA poi nello specifico concretamente, se può fare qualcosa per far sì che ci sia una durata anche minore del commissariamento rispetto ai 6 mesi? Il vecchio CDA di questa società? Sì, i componenti del... Noi ci siamo incontrati per quello. Allora, noi seguiamo l'operatività che c'è per qualsiasi società, quindi nel senso che quando l'altro giorno ci siamo incontrati perché c'è un passaggio di consegne, come avviene per qualsiasi tipo di attività, qualsiasi tipo di società. Quindi abbiamo incontrato il vecchio CDA per questo passaggio di consegne, per farci capire, insomma, ci hanno chiarito con piena disponibilità i passaggi, le attività, le impellenze appunto che ci sono, determinati meccanismi collegati a questa attività. Chiaramente ora c'è stato questo, cioè la mia figura è stata fatta la comunicazione anche al registro delle imprese, alla Camera di Commercio, in banca, per le firme, per i bonifici, insomma i soliti passaggi che vengono fatti nel momento in cui dovesse cambiare un amministratore, non un commissario giudiziale. Cioè, se, faccio l'esempio di prima, domani la società decidesse, non ci fosse il commissariamento, di nominare un nuovo consiglio di amministrazione, si farebbero le stesse cose, passaggio di consegne dal vecchio al nuovo consiglio di amministrazione. Poi volevo chiederle che rapporto ha col calcio, se lo segue o lo segue. Lo seguo molto attentamente. Da tifoso, quindi... che ne pensa del Foggia, che impatto ha avuto con la città, se l'aveva in passato già frequentata per altre ragioni. La città di Foggia in ambito professionale l'ho conosciuta, la conosco, in passato ho avuto modo di lavorarci, di fare qualche prestazione. Il calcio lo seguo molto attivamente. Devo dire una cosa e la dico realmente, ho visto soprattutto negli ultimi tempi, guarda caso, compresa partita col Cesena, diverse partite del Foggia quest'anno, perché mi piace molto come gioca, è una bella squadra, gioca molto bene, il calcio lo seguo, mi piace un bel calcio oramai negli ultimi anni, quindi
vedo su Sky campionati esteri e così via, quindi da ragazzo ho giocato un po', questo è, non seguo molto. Che società era stato come membro della collegio sindacale? Ero stato nel Noi Cattaro quando andò in C2 per 2 anni. Sempre persone, contro il Milan, tra 6 mesi, preparati. Questa è la situazione. Hai piacere. Questa è la situazione. Buonasera, sono qui, Corriere del Mezzogiorno, buonasera. Voleva essere la mia ultima domanda, sarà la prima perché mi aggancio a quello che ha detto il collega. In qualche maniera per lei è anche un derby essere qui, tifoso. È un doppio derby, perché mi sembra che il vicepresidente del Bari sia di Foggia. Così come anche un membro del collegio sindacale del Bari. Quindi c'è un doppio derby di professionisti. Non vado allo stadio io comunque a Bari, non ho l'abbonamento, non vado. Anzi è abbastanza un po' di tempo che non ci vado, insomma. Come lo vive lei, al di là dell'essere? Cosa? Questo derby, l'essere un posso dire la verità, non lo vivo proprio, perché seguo il Bari, vedo qualche partita quando sto con mio figlio il sabato, eccetera. Ripeto, ho visto anche partite del Foggia, veramente, perché mi piace come gioca, ci sono 2 o 3 giocatori che sono veramente in gamba, con tutti quanti, come gioca, qualcuno è di classe probabilmente superiore. Perciò vediamo. Il Foggia, allora devo dire, negli ultimi tempi gioca meglio il Foggia. Ma la vera partita. Negli ultimi tempi gioca meglio il Foggia. Perché no? Lo dico. Ma la vera partita per noi è quella di fare bene. Proprio perché è la prima volta. Dobbiamo ribaltare in positivo questa situazione. Quando in macchina veniamo, noi stiamo a romperci la testa, ma questa è un'operazione ordinaria, straordinaria. È vero. Qui come lo risolviamo? Perché la vera partita che ci stiamo giocando è che dobbiamo portare a termine bene questo commissariamento, sia per Foggia e per la squadra e per la città, ma anche perché è la prima volta. E se riusciamo a farlo in positivo, noi diventiamo in assoluto un modello positivo. Cioè questo è quello che... Vai fuori, cioè, non... noi in macchina viaggiamo insieme proprio perché partiamo, ma tu hai letto quella cosa? Come risolviamo questo problema? E questa è la partita, la sfida che ci giochiamo. Ieri sera lui mi chiamò alle 11, alle 10 e mezza, alle 11. Senti qua, possiamo fare così, domani ne parliamo e così via. Cioè, questa è la vera sfida, vediamola in positivo, aiutateci veramente chiediamo a superare questo, a vincerla questa partita, perché veramente diventiamo un modello per chi studierà fra 10 anni diritto e 2-3-1. Deve essere l'esperienza positiva dei libri, dei manuali di 2-3-1 quella del Foggia Calcio,